Presieduta dal parroco Don Salvatore Monti, si è appena conclusa la Via Crucis, qui nel santuario giubilare San Giovanni Terestis, animata dopo tanti anni dalla confraternita di San Pietro e dell'Immacolata. Sì, la Via Crucis si è appena conclusa, è una Via Crucis che è stata una felice idea di Don Bruno Cirillo, perché da quando lui è venuto ha fortemente voluto che la Via Crucis fosse animata dai vari gruppi che sono presenti in parrocchia. E l'ultima l'ha voluta proprio che fosse animata dagli iscritti all'Arciconfraternita. Noi la facciamo l'ultimo venerdì perché è il venerdì dell'Addolorata. Questa è una, se si può chiamare una festa, perché è una festa religiosissima. La mattina infatti c'è la celebrazione della messa, dopodiché c'è l'esposizione del Santissimo Sacramento per tutta la giornata e alla fine c'è la Via Crucis. Allora, proprio la benedizione finale non viene fatta dal parroco con le mani, ma bensì viene fatta con la reliquia della croce. Questa è una reliquia della croce integra, perché ci sono, come potete ben notare, ancora le bolle. Questa era la reliquia che avevano i monaci di San Giovanni. Quest'anno c'è stata, se possiamo dire, una bella cosa. Ecco, potete vedere l'Addolorata nel suo splendore. Dopo non so quanti anni l'abbiamo restaurata con l'aiuto del restauratore, che è un nostro amico, certo Guglielmo Colonna di Falconara Albanese, provincia di Cosenza, e l'abbiamo messa a disposizione dei fedeli per la venerazione. Tutto questo è agli inizi di quelle che sono le celebrazioni della Settimana Santa, che poi Domenica delle Palme, poi Giovedì Santo, eccetera. È tutto un programma abbastanza vasto e devo dire molto, molto partecipato. Già da domani, se non da stasera, i primi stilesi residenti fuori stilo sono già arrivati per l'intensità, cioè vogliono gustare tutta la festa a partire dalla Domenica delle Palme e fino alla Confronta, al giorno di Pasqua.